Siamo qui in compagnia di Mimmo Russo, un signore che ha avuto un ruolo determinante per questa riapertura. Vuole dirci di più? Buonasera innanzitutto. Buonasera a lei e a tutti i radiotelespettatori. Non so come siamo collegati, quindi ho aggiunto tutte e due categorie. Beh, io sono stato uno che ci ha creduto in questa battaglia qualche anno fa. Oggi stiamo gioiendo per questa magnifica giornata, che anche il tempo ci è stato clemente e ci ha regalato, oltre al vento, una bellissima giornata di sole. Ma di giornate brutte ne abbiamo passate, ne abbiamo scalato le montagne e siamo arrivati qui. E la mia spinta ideale è stata legata all'ippica palermitana, perché sono stato un appassionato da ragazzo, come tanti altri giovani di questa città, e Palermo meritava avere questa piazza dell'Ippica, che è il più splendido in assoluto in Europa di campo di trotto. E allora, come dire, la spinta che mi è stata data da quegli occhioni dei lavoratori che vivevano una condizione veramente di disagio, c'era gente che era sparsa per l'Italia nei vari campi e viveva una condizione triste, lontana dalla famiglia. Io ho avuto qualche incontro con loro e mi sono subito convinto, mi sono dedicato a questa grande battaglia che è oggi un fiore all'occhiello per la città di Palermo e per tutti gli amatori dell'ippica palermitana. Cosa si aspetta quindi da questo evento, da questa riapertura? Quali sensazioni ha? Io mi aspetto di più, io mi aspetto ancora il potenziamento, deve rifiorire orgogliosamente per questa città, da questa giornata deve rifiorire quell'amore per l'ippica, per l'amore per il cavallo. E io con i proprietari abbiamo lanciato un progetto quando abbiamo presentato al bando l'assegnazione di questo ippodromo, anche un progetto legato ai bambini, ai disabili. Quindi creeremo delle giornate anche per loro, per i bambini e per i disabili, per poter partecipare direttamente al contatto. È stata una bellissima iniziativa, grazie mille per essere stato con noi, grazie. Prego, grazie a voi, una buona serata e forza Palermo.